cantano Stars e ci sono venuti qui da noi perché, diciamo, li abbiamo ispirati nel loro primo grande singolo che si chiamava Zombie, The Cranberries. Siamo molto lieti di avervi con noi. Eccomi. How are you? Come stai? I'm good, thanks. Sto bene, grazie. It's hot here, eh? È caldo? Yeah, it's very hot. È molto sì, caldo. Fa molto meno male caldo. Perché sembra che sono solo io a sudare, ma in effetti qua si suda un po' tutti, ecco, in questa serra, tranne Gene che è veramente un conte. Volevo fare una domanda ai Cranberries, se è possibile. Prima la farei io, così fine. Dopo se ne vanno sdegnati, certo. Così finiamo la cosa. Allora, sarete in tour a novembre. Qui al Palaforum di Assago, quindi a novembre ritornerete in Italia col vostro tour. Yeah, we're coming back in November. Esatto, a novembre saremo qui e in effetti non vedo l'ora di tornare in Italia. Comunque stiamo facendo una promozione in tutta Europa per il nostro nuovo disco. Avete già appunto sentito il nuovo singolo, quindi siamo in promozione innanzitutto in Europa e poi inizieremo il 16 di ottobre con il nostro tour e saremo anche in Europa. Ma ho letto che ti hanno l'ipotesi di iniziare una carriera proprio parallela al mondo, nel mondo del cinema, ti hanno chiesto di fare l'attrice, vero?
Beh, forse un giorno farò anche l'attrice, adesso se ne parla soltanto, ma chissà, non si sa mai come va a finire nella vita. Vi piace il mio orecchino nuovo? Molto, bellissimo, portatelo dietro anche a dormire, bellissimo, bellissimo. Gene, prego! Volevo sapere... fai la faccia da Pere Pepe sei meraviglioso. No, volevo sapere che siccome loro sono star internazionali, se conoscono questo nuovo duo che si affaccia adesso al panorama musicale mondiale, questo duo Apicella Berlusconi, se lo conoscono. Conoscete questo duo? No, questo no è un... No, I haven't actually, but I, no I, non l'ho mai visto prima d'ora. Però ci sono tantissimi artisti di talento in Italia, quindi perché no? No, perché no. Vabbè. No, perché noi non facciamo mancare niente a nessuno. Abbiamo in anteprima un pezzo di Apicella Berlusconi tratto dall'album Mannaggia o buco in tuo bilancio. Quindi va bene. Noi salutiamo i Cranberries e speriamo di riaverli presto con pezzo, noi. Viene, è arrivato, eh? Eh? È arrivato il pezzo, possiamo mandarlo se vuoi. Ah, se vuoi, ma sentiamolo. Sì, va bene. Di Apicella. Fallo, fai pure tu. Ah, questo si intitola Epoca.